risorse finanziarie. Siamo partiti in questa esperienza grazie al supporto e direi la motivazione, la spinta di allora Italia Lavoro, oggi Ampa Servizi, che attraverso come dire, l'avviso per individuare dei soggetti idonei a sensibilizzare il mondo dell'istruzione e della formazione a questa metodologia, ci ha corroborato in un'attività che in un anno ha dato dei risultati, perché appunto tenendo presente questa come dire, frazionamento delle attività imprenditoriali, siamo riusciti ad avere l'attivazione di una cinquantina di percorsi di contratti di apprendistato. Dobbiamo dire che il grosso della sensibilità e dell'attività è stata svolta dagli enti di formazione professionale rispetto alle scuole, che stanno in qualche modo convincendosi ed avviando l'attività. Lascio lo spazio alle esperienze vissute sul nostro territorio, chiedendo alla collega Elisabetta Corbucci di Ampa Servizi, che è stato il nostro supporter, la nostra anima motivazionale, e ha sperimentato con noi alcuni percorsi per adattare le difficoltà che via via andavamo ad affrontare, per illustrare un attimo qual è stata l'esperienza generale. Dopodiché faremo fare la testimonianza ai tre enti che in qualche modo si sono contraddistinti più di altri nella scelta di sperimentare e provare questa metodologia rispetto ad attività di istruzione e formazione professionale, su cui per la nostra realtà rappresentano una leadership piuttosto importante. Sì, Elisabetta Corbucci di Ampa Servizi. Io ringrazio la Regione Marche che mi ha invitata, insomma, a fare questa relazione proprio perché per me, anche personalmente, oltre che per la società che rappresento, questa esperienza, soprattutto insomma, sul duale, ma che poi si è concretizzata nell'esperienza che vi racconto nell'apprendistato di primo livello, è rappresentata veramente una sfida, no? Che abbiamo fatto insieme agli enti che l'hanno voluta provare con noi. Quindi quello che vi racconto e che poi vado un po' a raccontare in giro alle scuole o ai CMP quando li incontro, non è un sapere che noi abbiamo in quanto struttura, ma qualcosa che abbiamo veramente costruito insieme alla Regione, che ha creduto tanto in questo strumento e che quindi ci ha consentito poi di capire come farlo funzionare al di là di quella che era le indicazioni. Se qualcuno mi vede, si scorrono le slide perché sono arrivata alla fine e invece... Quindi un attimo un inquadramento normativo, perché la Regione Marche ha adottato delle delibere, insomma ha fatto dei provvedimenti per adeguare la normativa nazionale sull'apprendistato duale, quindi parlo di primo e terzo, anche se qui ci concentriamo solo sul primo, con tre provvedimenti negli ultimi periodi che sono stati appunto una delibera del maggio 2016 che andava a definire gli standard formativi per l'apprendistato, per la qualifica, il diploma professionale e la certificazione IFTS, e questa delibera è stata fatta celermente proprio per dare il quadro normativo all'avvio della sperimentazione sul duale, quindi degli enti che iniziavano a lavorare su questo. Poi nel settembre 2016
stata adeguata la delibera che ha integrato per la parte relativa agli standard per il primo livello per il diploma tecnico superiore e in quel periodo è stata poi approvata anche adeguato in realtà lo schema di accordo per l'apprendistato di terzo livello che adegua in realtà la nuova normativa quello che era già stato deliberato dalla regione nel 2012 poi nel 2014 quindi insomma la regione si è sempre mostrata molto sensibile al tarare sul proprio contesto quelle che erano poi le indicazioni normative a livello nazionale. Allora, rispetto al primo livello, quindi volevo soltanto, ovviamente non sto a raccontare la delibera, anche perché recepisce grosso modo quello che è stato quella che sono le direttive del decreto 81 e del decreto interministeriale del 2015, con alcune specificità che vi voglio sottolineare, che però sono state anche colgono proprio anche alcuni aspetti importanti di quella che è poi l'attivazione dei contratti. Allora, intanto specifica quello che non fa la norma a livello nazionale, i riferimenti normativi per quanto riguarda l'orario di lavoro dei minorenni e quindi dei quindicenni, perché poi appunto nell'apprendistato parte dai 15 ai 24 anni e quindi c'era questo modo, potevano esserci dei dubbi e quindi viene specificato qual è il riferimento normativo per questo particolare target di utenza. Un'altra cosa che io ho trovato molto interessante, che condivido pienamente, è quella che noi raccontiamo a voce, ma che la regione in realtà ha scritto, rispetto agli aspetti retributivi degli apprendisti. Quando la norma nazionale dice che l'apprendista, le ore di formazione esterna non sono pagate, non sono retribuite, e le ore di formazione interna possono essere retribuite al 10%, quello che noi raccontiamo quando parliamo con le imprese è ovviamente voi potete dare di più, cioè non è un obbligo per l'impresa rimanere su questi livelli. E in realtà la regione lo scrive, cioè salvo riconoscere all'apprendista un trattamento retributivo più favorevole, quindi insomma, lo specifica. Devo dire, da questo punto di vista, nell'esperienza che abbiamo avuto di promozione di questo dispositivo, si incontrano anche aziende che in realtà vanno oltre il limite minimo stabilito dalla legge, pur aziende piccole che però nel momento in cui hanno un ragazzo che lavora nel mondo, individua una modalità di monitoraggio dei progetti che vengono attivati mettendo a disposizione un indirizzo email al quale l'istituzione formativa deve inviare il piano formativo individuale e quindi c'è la possibilità di supervisionare un po' toccando con mano quello che si muove rispetto a questo strumento. Introduce una cosa molto, credo, originale rispetto a quella che è la normativa a livello nazionale, insomma dei vari atti che hanno fatto le regioni, introduce una indennità di partecipazione per l'apprendista per le ore che l'apprendista svolge in formazione esterna, quindi presso l'istituzione formativa. Anche qui questa norma viene introdotta, poi c'è una cosa interessante, proprio a fronte di una sensibilità che è stata espressa dagli enti che stavano sperimentando questo strumento rispetto al fatto che molte volte gli apprendisti che si avvicinano al mondo del lavoro, questi giovani, quindi gli studenti che sperimentano questa cosa, lo fanno anche a volte per un'esigenza legata anche ad un aspetto finanziario. E quindi riconosce da una parte al ragazzo, insomma, in qualche maniera un aiuto rispetto alla frequentazione, all'utilizzo di questo contratto e quindi agevola un po' anche l'azienda che finanzia in qualche maniera questo concorso. Proprio in virtù di quello, l'altra particolarità che
che voglio sottolineare è che proprio perché c'è un'indennità di partecipazione, la Regione punta più fortemente l'attenzione sul fatto che gli apprendisti siano individuati attraverso un procedimento di evidenza pubblica, in qualche maniera un avviso che le scuole o i CFP dovrebbero rivolgere ai propri ragazzi quando hanno la richiesta di una vacanza, di un'opportunità di fare un apprendistato da parte di un'azienda. Allora, nella pratica ne abbiamo discusso con la Regione, è evidente che queste prime esperienze che sono nate è stato un po' faticoso rispettare alla lettera questo processo, perché molte volte sono esperienze che sono nate da un incontro fra azienda e ragazzo che magari ha avuto conoscenza, però c'è un principio al quale ci stiamo adeguando, perché già una scuola di sicuro, il Bettino Palomano, ha già introdotto questa metodologia, quindi ha già fatto un avviso per un contratto che credo dovrebbe partire a breve. Allora, appunto, noi abbiamo fatto insieme alla Regione, ma anche molto sollecitati dalla Regione, un'attività appunto di promozione di questo istituto, veramente credendoci molto, ma vi garantisco che ci si crede molto nel momento in cui si entra in contatto con la realtà che lo attua, no? Perché poi i CFP, le scuole che lo hanno sperimentato, a loro volta ci credono molto, perché tutte le scuole che ne hanno fatto uno mi stanno già chiamando per dire che sto facendo un altro, perché poi nel usarlo veramente si coglie che non è poi così complesso come sembra, e soprattutto si ricolgono molto i vantaggi. Questi poi, insomma, anche in fondo ad oggi le esperienze, soprattutto con le scuole, hanno riguardato ragazzi che erano in dispersione, quindi che stavano lasciando la scuola o che l'avevano già lasciata. E questo strumento ha comunque consentito di reintrodurli nel percorso formativo scolastico, e questo ci porta anche, no, insomma, a fare conto, perché sono percorsi che noi abbiamo seguito uno per uno, anche l'entusiasmo nel vedere che poi qualcosa si può veramente fare. Comunque, ecco, insomma, tanto per dare un quadro, noi da maggio fondamentalmente, appunto, insieme alla Regione, anche sollecitati rispetto alle situazioni particolari, abbiamo svolto un'attività di promozione di conoscenza dell'istituto presso i CFP attraverso l'assistenza tecnica che Ampad Servizi ha fornito rispetto alla linea 1 della sperimentazione eventuale, e quindi i tre CFP che facevano parte della sperimentazione, nel pacchetto c'era anche un'assistenza tecnica che noi fornivamo in maniera credo abbastanza puntuale su tutti gli ambiti della sperimentazione, quindi non solo per l'apprendistato. Sulle scuole noi siamo andati anche un po' indietro ad un'iniziativa che invece ha fatto la Regione in prima persona, organizzando degli incontri con tutte le scuole, degli incontri per ogni provincia, con tutte le scuole di istruzione superiore per presentare proprio il dispositivo. Comunque noi abbiamo incontrato scuole, associazioni territoriali, qui ci sono dei numeri, ma insomma consulenti del lavoro molto importanti, poi lo vedremo nell'attivazione di questo dispositivo, e anche aziende direttamente, proprio per assisterle nella fase di redazione del contratto, per informarli di questa opportunità. Allora, come assistenza tecnica fondamentalmente abbiamo aiutato gli enti, o fatto in prima persona proprio una presentazione del dispositivo, perché poi lo vediamo, insomma, è proprio molto importante farlo conoscere a tutti i livelli, perché veramente è proprio molto poco conosciuto, ma questa azione di sensibilizzazione ci ha fatto comprendere che la diffidenza presunta che c'è per esempio da parte delle aziende è presunta, perché poi una volta che uno ci parla vede un interesse che, insomma, a volte ci stupisce. Abbiamo supportato nella redazione del piano formativo individuale
individuale, e a questo proposito abbiamo anche elaborato una piccola guida proprio frutto delle esperienze che abbiamo fatto, che ora metteremo comunque a disposizione della regione. Abbiamo aiutato i consulenti del lavoro, ma veramente insieme a loro, costruendo per cercare di capire come scrivere questo contratto di lavoro anche rispetto alla pubblicità, formazione esterna, formazione interna. Quindi i consulenti del lavoro possono essere il nostro principale nemico nell'attivazione di questi contratti, perché poi per un consulente del lavoro fare un'assunzione è un link su, e invece fare questa cosa ci devono studiare. Allora, se rispetto ai 10 minuti, la mezza giornata che devono passare a capire, molte volte sono loro a demotivare l'azienda, ma fai un professionalizzante, quindi abbiamo dovuto combattere e sensibilizzare molto anche loro. Abbiamo appunto poi fatto un'attività di supervisione dei materiali, quindi il protocollo, il piano formativo individuale, il contratto di lavoro, eccetera, ma più con un'ottica di imparare insieme come si faceva veramente, piuttosto che persone che sapevano. Poi anche un'eventuale la richiesta di contributo, perché ancora come ANPAL Servizi noi abbiamo attivo l'avviso per il riconoscimento del tutoraggio aziendale, con le caratteristiche che poi vedete qui, poi lo trovate comunque nel nostro sito. Allora, i numeri del primo livello, perché poi sul terzo, su cui non ci soffermiamo, sono molto più alti, quindi insomma, siamo partiti prima, quindi è veramente, forse superiamo il numero che aveva indicato la dottoressa Gattaponi. Noi ad oggi, a che ci risulta, ma queste cose, insomma, vi dicevo, vanno abbastanza veloci, perché ogni tanto abbiamo aggiornamenti dalle scuole e non monitoriamo chiaramente tutto quello che accade, almeno non noi, insomma, quindi non sappiamo, che, da che ci risulta, sono stati attivati 10 apprendistati di primo livello con i CFP, quindi tutti e tre i CFP della sperimentazione hanno attivato almeno un contratto, poi c'è Roggianelli che ci racconterà la propria esperienza. Abbiamo attivato 6 ad oggi apprendistati con le scuole, 3 sono per la qualifica professionale nell'ambito della IFP e 3 sono per il diploma di istruzione tecnica, quindi su istituti tecnici. E questo ci apre la strada anche a una riflessione su che cosa significa poi, no? Arrivare al diploma attraverso l'apprendistato. Insomma, però le scuole ci si stanno cercando. Le scuole, 2 di quelle che l'hanno già sperimentato, che sono appunto il Bettino Padovano e il Mattei di Recanati, poi c'è anche il Lucia Fraudi Sarnano, ma di sicuro il Bettino Padovano e il Mattei hanno oramai introdotto l'apprendistato nella propria offerta formativa, quindi hanno deciso, sì, ed erano scuole che lo hanno fatto e hanno capito che si può fare, ma anche in quelle scuole che ancora non lo hanno fatto, che sono il Cecchi di Pesaro, l'Istituto Agrario e il Garibaldi di Macerata, che mi ha chiamato ieri, hanno comunque già da quest'anno, pur non avendo ancora sperimentato, deliberato in consiglio d'istituto che attiveranno questo tipo di, quindi lo hanno già proposto alle famiglie e agli studenti. Quindi, come dire, solo, no, l'attività di animazione è stata considerevole, ma ora noi confidiamo molto nel passaparola, cioè che io glielo racconti bene, ma quando una scuola lo fa e lo racconta in un'altra scuola e lo racconta e dice che si può fare, questa cosa noi speriamo anche sia nelle scuole che nel CFP possa veramente far aumentare questi numeri. Proprio in virtù del fatto che nel tessuto imprenditoriale non abbiamo trovato questa grande diffidenza nei confronti di questo strumento. Quindi ci fa sperare che una volta che ci saremo strutturati, questa cosa possa veramente diventare una gamba strutturale. Vado velocemente per raccontarvi un po' le criticità, insomma, che sono emerse, punti di attenzione, chiamare criticità, perché sono proposte rispetto a come superare delle attività che abbiamo realizzato.
cerco di andare veloce così lasciamo spazio poi alle testimonianze. Comunque intanto quello che vi dicevo, l'informazione e la sensibilizzazione è fondamentale. Allora l'apprendistato di primo livello parte se il referente del CFP o il dirigente scolastico ci credono molto, perché poi c'è bisogno di coinvolgere, come dire, con una certa autorevolezza il corpo docente a farlo, perché non, no, ci possono essere insomma sensibilità diverse, quindi vanno veramente nella scuola, va fatto conoscere a tutti i livelli, alle famiglie, alle imprese, alle altre istituzioni formative, quindi è un'azione che va continuata proprio perché deve diventare la normalità e non l'eccezionalità. Allora anche qui noi abbiamo provato anche a produrre una piccola guida frutto dell'esperienza, la regione siciliana ne ha appena promossa una, in città una, uno SFAP se non sbaglio a livello nazionale ha fatto, no? Una guida, però a dire la verità lasciano un po' il tempo che trovano ancora, perché poi ad oggi sono contratti che vanno seguiti veramente a livello settoriale, ecco, vanno proprio, c'è la ricetta, ma come si fa, c'è proprio la contestualizzazione di come si può fare nella mia istituzione e nel mio territorio, che va un po' presa in considerazione. Comunque appunto i target, perché noi abbiamo avuto per esempio interesse da parte di alcune scuole a lavorare sul target dei disabili, dei ragazzi con disabilità, perché la particolarità anche del non arrivare, no, poi all'esame finale, ma di avere delle certificazioni intermedie, insomma, e soprattutto perché può avvicinare molto un ragazzo al mondo dell'impresa, no, e quindi aiutandolo anche in questo percorso di integrazione. Rispetto agli indirizzi scolastici, alle vocazioni, vabbè, insomma, quindi è chiaro che l'impresa va vista come soggetto formativo e non come soggetto in cui avviene l'addestramento su una, no, su una cosa, su un pezzo di lavorazione. Quindi perché poi questo gli deve essere riconosciuto, anche ce lo impongono i vincoli anche normativi. Ed è un passaggio importante sia per le imprese ma anche per le istituzioni formative. C'è chiaramente bisogno di ragionare su una didattica innovativa che accompagni i percorsi di apprendistato, perché i ragazzi, soprattutto laddove non sono classi in apprendistato, ma ragazzi dentro una classe che vanno e vengono, perché un po' sono in azienda, un po' sono in classe, chiaramente hanno bisogno di un supporto specifico rispetto alla didattica, che può essere sia un supporto proprio alle discipline nell'area generale, può essere un e-learning, aree in cui si condividono materiali, ma anche alla, come dire, bisogno di personalizzare i percorsi laddove gli apprendimenti che un apprendista può fare in azienda, quindi le competenze che può acquisire in azienda, possono essere a volte abbastanza limitanti rispetto all'ampiezza dei profili professionali da conseguire o addirittura delle qualifiche, no, degli indirizzi dei percorsi di istruzione superiore. Quindi è chiaro che necessitano comunque di una personalizzazione dei percorsi. Un'altra cosa che noi abbiamo notato, ma veramente questo è frutto di esperienza, questa sollecitazione, il bisogno che l'apprendista usufruisca di sostegno, quasi di accompagnamento al lavoro, quello che è classico, proprio da manuale, insomma, no, intendo, cioè che è un percorso sia sull'individuo per la consapevolezza delle competenze che sta acquisendo, anche nella particolarità del percorso che sta facendo, sia proprio di sostegno veramente alla didattica. Noi abbiamo un tutor in una scuola che poi al ragazzo gli fa anche ripetizioni in italiano, perché altrimenti resta indietro e la professoressa si arrabbia. Quindi insomma c'è veramente bisogno, c'è una consapevolezza delle competenze trasversali, no? E quindi tutto quello che è l'apprendimento in azienda,
che esula dall'apprendimento tecnico, ma che invece un saper stare in un'organizzazione, risolvere problemi, che può essere valorizzato, magari anche no, trasmesso anche al resto della classe, e quindi proprio valorizzato in questo senso. È chiaro che gli apprendisti hanno stili di apprendimento, perché a volte sono in classe, soprattutto laddove la didattica non è modularizzata, quindi a volte sono in classe e fanno italiano, a volte sono in azienda, e quindi c'è questo passaggio continuo, due volte alla settimana sto in azienda, tre a scuola, che deve essere un po' sostenuto. C'è la necessità, che diceva la dottoressa Cattafoni, proprio di passare però da questo al singolo caso, al provare a fare qualcosa di più. E ovviamente questo comporta, per esempio, su alcuni profili che possono essere trasversali, non c'è la grande impresa, magari ci sono piccole imprese che sui profili trasversali possono ognuno prendere un apprendista, ma se poi l'apprendista da una parte è idraulica, da una parte fa impiantistica e dall'altra invece fa, non so, manutenzione nelle caldaie, è chiaro che questo poi nel gruppo classe comporta la necessità di adeguare poi la formazione accessoria, come dire. Comunque, ecco, ci vogliono relazioni stabili con le imprese. L'esperienza dell'alternanza può essere chiaramente un volano importantissimo di valorizzazione rispetto poi anche alla concretizzazione di contratti di apprendistato. C'è tutta ora quello che si apre con il decreto 61 sul riordino dell'istruzione professionale, chiaramente potrà aprire anche delle interessanti opportunità rispetto all'apprendistato, e poi c'è un po' quello che è insomma l'elemento su cui si discute anche rispetto all'alternanza, ai tirocini che abbiamo visto insieme, che è quello che anziché un altro, o che venisse fatta un'assunzione piuttosto che un tirocinio, insomma, e quindi appunto i contributi al tutoraggio e all'assunzione, ma anche noi abbiamo visto, per esempio, essere molto efficace quello che ha fatto la Regione Marche nell'individuare una premialità alle aziende che assumono in apprendistato rispetto ai vietati di innovazione della Regione Marche. Quindi anche solo un punteggio premiante, per esempio, perché molti apprendistati di terzo livello sono nati su questa sollecitazione, quindi l'azienda ha dovuto capire ma che è sta roba, e quindi poi alla fine è partito. Appunto c'è questa sperimentazione del sostegno agli allievi bisognosi, insomma, della Regione Marche, che magari ora su cui si tirerà anche un bilancio, era insomma abbastanza sperimentale, e io torno a ripetere, la personalizzazione necessaria dei percorsi, la necessità ancora, finché sono così, insomma, no, nuovi, c'è bisogno veramente anche di un tutoraggio forte dentro l'istituzione formativa, e quindi ha capito, insomma, se le istituzioni formative riescono a ritagliare i propri bilanci anche qualcosa di questo. Io mi fermerei, perché veramente ci sono anche poi dei ragazzi che vengono a raccontare la loro esperienza, quindi meglio sentire loro. Vi ringrazio, i materiali sono comunque a disposizione della Regione Marche, e ecco, noi speriamo di continuare così, perché
credo sia una bella esperienza da portare avanti. Grazie. Perché ci ha, come dire, inquadrato quella che è stata la scelta e il percorso che abbiamo fatto come amministrazione regionale. Devo dire, è stata anche capace di rappresentare la motivazione con la quale ci siamo approcciati a questa esperienza, che in qualche modo, come dire, nasce anche da una realtà particolare della nostra terra, cioè noi abbiamo dato i natali a Maria Montessori, che è come dire la maestra per eccellenza della cultura del saper fare oltre che del sapere, e quindi non potevamo non cimentarci in questa nuova opportunità. Elisabetta rappresentava molto bene che le imprese sono molto più sensibili, per cui siamo rimasti positivamente stupiti. Il lavoro che stiamo facendo e su quale intensificheremo l'attività, chiedendo la collaborazione anche alle agenzie formative, perché come dire, più duttili rispetto al sistema convenzionale dell'istruzione, a degli insegnamenti innovativi per incrementare il percorso e il processo nella scuola. Quindi adesso chiedevo all'ente degli artigianelli di presentarci la loro esperienza e darci il loro contributo insieme ai ragazzi che hanno fatto questo percorso. Buongiorno a tutti. Il nostro ente di formazione, che è accreditato dalla Regione Marche, tanto io sono Padre Santo, è nato nel 1946 per opera di un prete della diocesi di Fermo, Don Ernesto Ricci. Quindi è 70 anni che promuoviamo attività di formazione su corsi di termoidraulica, calzatura, meccanica saldatura, meccanica auto e corsi di panetteria, pasticceria e l'agroalimentare, diciamo. E oggi facciamo corsi prevalentemente triennali e biennali. Qui, per capirci dove stiamo, la Regione Marche, quella sottolineata in viola è la provincia di Fermo, e in questa provincia e nella provincia vicina di Macerata c'è il distretto calzaturiero più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa e anche del mondo. Quindi io dico sempre che qui facciamo le scarpe un po' a tutta Italia e all'Europa. L'esperienza del duale noi l'abbiamo sviluppato concordemente con la Regione con due percorsi, uno di qualifica triennale, operatore delle calzature, e l'altro il quarto anno di tecnico termoidraulico. Il percorso per operatore delle calzature nasce in collaborazione con un'azienda molto grande, che è la Nero Giardini, credo che la conosciamo un po' tutti, un'azienda che fa 17.000 paia di scarpe al giorno e quindi che aveva una necessità, un ricambio generazionale. C'era questo grande problema. E già nel 2012 cominciamo un percorso con loro, che attualmente è diventato un percorso duale. In questo percorso sono iscritti nel primo anno del percorso duale, adesso è iniziato a settembre secondo, 13 allievi. Il percorso, come ci ha indicato la Regione, prevede un primo anno di 400 ore di impresa formativa, un secondo anno di 428 ore di alternanza scuola-lavoro o di contratto di apprendistato e il terzo anno 528 ore di apprendistato di primo livello. Quali sono i pilastri di un'alternanza rafforzata o del sistema duale?
prima di tutto un laboratorio, perché per fare l'impresa formativa è necessario un laboratorio. Quindi l'azienda ha voluto attrezzare fin dal primo anno un laboratorio che riproduce totalmente quello che è il sistema produttivo aziendale. Loro hanno pensato alla nostra scuola come a una, diciamo, una succursale dell'azienda, un terzista dell'azienda. L'hanno impostata nell'identico modo, con le stesse macchine che c'hanno in azienda. Quindi attrezzature che sono fondamentalmente legate a un know-how aziendale. La seconda cosa, per una parte professionale, hanno messo docenti che sono praticamente tecnici dell'azienda. I docenti che stanno a insegnare il corso della calzatura sono docenti che entrano a pieno titolo nella scuola, ma che sono prevalentemente tecnici, tecnici dell'azienda, i quadri un po' aziendali. Quindi i ragazzi si sono ritrovati gli insegnanti che poi erano anche i loro colleghi di lavoro nel momento dell'apprendistato. L'altro punto di forza è cercare di riprodurre il processo produttivo in toto, quindi il principio è quello della commessa di lavoro. L'azienda ha messo un software dentro la scuola, lo stesso che ha in tutte le aziende terziste, e dice: va bene, io controllo quando quel ragazzo comincia a fare una scarpa, lo controllo dalla sede centrale e seguo tutta la storia produttiva della scarpa. Cioè cerco di monitorare anch'io quello che fanno gli studenti. Il loro prodotto entra in un corner dell'outlet Nero Giardini di Monte San Pietrangeli, quindi praticamente quello che producono i ragazzi poi lo se lo ritrovano in un punto vendita dell'azienda. Questo è molto motivante per gli studenti. Dal secondo anno c'è l'alternanza scuola-lavoro, che è stata strutturata così. Quando l'azienda sta ideando la collezione invernale o estiva, i ragazzi stanno a scuola. Quando l'azienda invece comincia la produzione, i ragazzi entrano in azienda. Così i ragazzi entrano nel momento in cui c'è maggior produzione e riescono a vedere tutto il ciclo di lavorazione. Quindi l'apprendistato, l'alternanza, scusate, è stata studiata secondo le esigenze e i tempi dell'azienda. Era inutile metterli in azienda quando non stanno facendo niente. L'altro percorso è quello del tecnico termoidraulico. E qui sono 12 allievi e 6 contratti di apprendistato di primo livello per ottenere il diploma di tecnico termoidraulico. Anche qui abbiamo studiato in modo tale che il momento in cui stavano in azienda, o meglio il momento in cui stavano a scuola, fosse il momento un po' più debole, di miglior produzione, alternandolo tra il periodo invernale e il periodo estivo. Allora, nel periodo estivo si fanno alcune attività, idraulico, monta i condizionatori, eccetera. Nel periodo invernale monta invece tutto quello che ha a che fare con l'idea termica. Quindi c'è una alternanza di questo tipo. Altra cosa che è stata fatta per incentivare insieme a Italia Lavoro al Tempo fare un convegno informativo con la Regione Marche, Italia Lavoro e i consulenti del lavoro per promuovere il contratto, perché il vero problema che abbiamo riscontrato era che gli imprenditori lo volevano fare ma i consulenti invece no. Allora l'idea era: spieghiamo ai consulenti come si può fare questo contratto, e è stato molto utile perché dopo di quello i consulenti hanno cominciato a proporlo ai titolari e è stata una bella opportunità. Io personalmente non so quali siano le potenzialità ancora di questo contratto di formazione, di apprendistato, però noi abbiamo l'esperienza di ragazzi che, di aziende che stavano chiudendo, dico l'azienda che chiude, termoidraulica, che però avendo la possibilità di dire: io mi formo una persona che al tempo stesso sta a scuola, partecipo alla sua formazione, io metto un termoidraulico che ha detto: va bene, voglio tentare con questo giovane se riesco a passargli l'azienda. Lo formo io, ma al tempo stesso mi sta a scuola, quindi credo che sia stata una bella opportunità. Quindi per le aziende è un'opportunità per il ricambio generazionale, per i giovani è un'opportunità di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Per noi, poi sentirete i ragazzi, due abbiamo preso, uno dalla calzatura, uno dalla termoidraulica, credo che sia stata una bella opportunità. Dobbiamo ringraziare sia il
ministero che si è inventato questa cosa e la Regione Marche che l'ha potenziato, che ha voluto sperimentarla. Adesso do la parola a due ragazzi che vi danno una breve testimonianza. Grazie. Salve a tutti, buongiorno. Io mi chiamo Samuele e sono un alunno del Centro di Formazione Professionale Artigianelli. Dopo il conseguimento della qualifica professionale come operatore di impianti termoidraulici, sono entrato nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato che è partito dall'ottobre del 2015. In seguito ad un orientamento effettuato presso il Centro di Formazione Professionale Artigianelli, ho deciso di iscrivermi al quarto anno del corso tecnico degli impianti termoidraulici, avviato con il sistema duale e con l'ottenimento di un contratto d'apprendistato di primo livello. La mia decisione nasce dalla necessità di imparare lavorando, conseguendo al tempo stesso un diploma da tecnico specializzato. L'esperienza formativa del sistema duale è iniziata il 3 dicembre 2016, con un periodo di 3 mesi in cui abbiamo trattato le varie materie teoriche come il dimensionamento di impianti termici, la termologia, l'italiano, la matematica, la fisica, eccetera. Dal 6 marzo al 26 aprile 2017 abbiamo lavorato in azienda con il contratto d'apprendistato di primo livello. Questa alternanza scuola-lavoro è attualmente in esecuzione e concluderà a fine ottobre con l'esame di diploma. Sono davvero fiero di aver avuto l'opportunità di partecipare a questo anno formativo, di aver seguito questo cammino che la scuola mi ha permesso di intraprendere. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla mia compagna. Buongiorno, io sono Nicole, una allieva del Centro Formazione Professionale Artigianelli e ho conseguito la qualifica come operatore per la calzatura. Attualmente lavoro con l'azienda Nero Giardini, un contratto di apprendistato di primo livello, e lavoro come urlatrice e mi hanno dato anche la possibilità di ricevere un appartamento dove vivo. Durante questi anni il mio percorso lavorativo è iniziato con dei periodi di stage. Nel luglio 2016 sono ritornata a scuola e nell'attesa di ricominciare il secondo stage, nell'aprile 2017 sono stata assunta con un contratto di apprendistato di primo livello. Andando la mattina a lavorare e il pomeriggio frequentavo il percorso scolastico. E con la collaborazione di alcuni dipendenti della Nero Giardini, tra l'altro anche dei nostri professori, sono stata formata per entrare a far parte del mondo del lavoro. Questa esperienza mi ha fatto crescere e mi sta dando molto, sia professionalmente che personalmente. E la consiglio davvero a tutti i ragazzi che hanno voglia di crescere e di entrare a far parte del mondo del lavoro. Presento ora la IAL per la loro testimonianza e li ringrazio, come ringrazio gli altri enti di formazione, per il lavoro che stanno svolgendo sul nostro territorio. Grazie, dottoressa. Di
Buongiorno a tutti, mi presento, sono Valentina Petrini, coordino il centro di formazione professionale Ianmarche di Macerata e ringrazio la Regione Marche per l'invito a questa importante occasione a cui appunto sono presente io e il nostro amministratore delegato, il dottor Valentino Pallato. Ianmarche opera nell'ambito della formazione professionale per i minori in obbligo scolastico dagli anni 60 praticamente, e se solo consideriamo appunto il periodo fra il 2003 e il 2007, Ianmarche ha attivato ben 11 percorsi per minori IFP. In riferimento agli ultimi bandi invece, anche solo in considerazione dal 2014 ad oggi, abbiamo potuto operare nell'ambito della formazione professionalizzante per i minori in ben 6 percorsi di formazione, 4 che si sono conclusi nel luglio 2017, 2 attualmente in gestione, tutti nell'ambito dei servizi. Cosa serve? Uno c'è Riccioli, l'altro la Prati, poi c'è ce ne sono 8 fissi, quello che succede sono sempre collegati, poi ogni tanto aumentano, ogni tanto diminuiscono, ma c'è sto zoccolo duro che... Sei in diretta streaming, quindi... No, è che i nostri ragazzi ci stanno guardando, quindi ci piacerebbe che sentissero. Sono collegati a lezioni, sì. Ah, voi siete collegati a lezioni? Se lo vuoi dire a casa, tra poco la batteria. Tra poco ragazzi, la batteria arriva, eh. Aspettate l'intervento che continuiamo, un po' di pazienza ai nostri operatori meccanici. Poi c'è un bellissimo sorriso. La diretta fa così. No, manda. No, la batteria. Eccole. Dove
meraviglioso. Lucchiano? Verso Lucchiano? Non mi ricordo dove l'ho messo. Scusa. Lo so, ma se mi rimane vuoto mi si scollegano. Almeno sanno che riniziamo. Se no proprio la sedia vuota, come per dire, non succede niente. Quindi o magari... Non lo vedo, dov'è? Sì.
Eccoci qua, è per noi. Ricominciamo, scusate l'attesa, ma c'è stato questo problemino tecnico. Prima stavo facendo una breve panoramica sulla attività formativa IALE in campo appunto dell'obbligo formativo. E a partire dall'anno scolastico 2016-2017, in risposta appunto al bando regionale, IALMARC ha avuto l'opportunità di partecipare anche appunto alla sperimentazione del sistema duale. Questo in quanto appunto la regione, dando seguito al progetto che prima veniva anche accennato dalla dottoressa Gattafoni, un progetto di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, si è proceduto attivando due linee di intervento. La linea 1, programmazione, formazione e innovazione per l'occupazione, denominato con l'acronimo FIXO, ovvero un progetto per azioni di accompagnamento ai servizi di placement dei centri di formazione professionale. E una seconda linea invece proprio mirata, quella che appunto è oggetto del nostro incontro, a sostegno della realizzazione dei percorsi di IFP nell'ambito della sperimentazione del sistema duale. Ed in quest'ottica il sistema duale viene proprio concepito come un modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro, in un contesto dove le azioni formative e i datori del lavoro sono fianco a fianco nel processo didattico. In quest'ottica naturalmente IALMARC ha voluto fortemente contribuire pensando che questi percorsi fossero potessero essere strettamente legati alle necessità produttive. Ma non solo, senz'altro un percorso duale è utile e fondamentale per aiutare nel contrastare la dispersione scolastica, rafforzando quindi il collegamento fra istituzione, istruzione, formazione e mondo del lavoro. È fondamentale per favorire e aiutare i ragazzi nella transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro, ma soprattutto ci aiuta a favorire l'occupabilità dei giovani attraverso delle metodologie didattiche innovative. Parleremo dell'impresa simulata, dell'alternanza scuola-lavoro e anche della promozione del contratto di apprendistato. Il 5 di giugno ha preso avvio e terminerà nel giugno 2020 il nostro percorso triennale per operatore meccanico. È un percorso caratterizzato da un'integrazione del processo educativo, dove si ha una formazione didattica in un ambiente strutturato come quello dell'aula, ma anche una forma di apprendimento pratico svolto in un contesto laboratoriale e professionale. La figura che si andrà a formare è l'operatore meccanico previsto dal nostro sistema delle qualifiche professionali triennali della nostra regione Marche e sarà un professionista che potrà intervenire a livello esecutivo nel processo di produzione meccanica e sarà in grado di occuparsi dal montaggio alla verifica al controllo dei pezzi che si andranno a produrre. I nostri ragazzi del corso sono 17, li saluto perché so che ci stanno vedendo in streaming grazie appunto all'organizzazione proprio attraverso i nostri canali Facebook della regione. Sono 17 ragazzi, tutti con un diploma di scuola media inferiore acquisito e che al momento dell'avvio del corso non avevano ancora compiuto 17 anni. Qualche dato per far inquadrare bene il percorso, che è caratterizzato da una forte integrazione dell'interdisciplinarità, da un approccio attivo alla didattica e da un accompagnamento al lavoro. Su 3.168 ore di formazione che erogheremo dal giugno appunto 2017 fino a giugno 2020, i ragazzi avranno modo di sviluppare fra i vari moduli di base, trasversali e professionalizzanti, il primo anno più di 400 ore laboratoriali di impresa simulata ed ulteriori 200 ore di materie professionalizzanti. Secondo e terzo anno invece si entra nel merito dell'alternanza scuola-lavoro, per cui i ragazzi avranno modo di andare proprio in azienda per 428 e 528 ore il terzo anno, per ottenere al termine del percorso appunto la qualifica IF13 per operatore meccanico e avranno anche l'opportunità, grazie alla struttura del progetto,
di poter attivare per chi lo volesse la passerella per potersi iscrivere ad un quarto anno di scuola superiore. Il percorso in risposta al bando regionale prevede una serie di agevolazioni, dall'assistenza costante dello staff, naturalmente dell'ente organizzativo e del tutor, che quindi diviene non solo una figura di accompagnamento ma anche proprio di e-learning facilitator, che accompagna i ragazzi in ogni momento del processo didattico. I ragazzi avranno a disposizione dei materiali e dei supporti didattici appositamente predisposti, dei laboratori tecnici specializzati per tutte appunto le operazioni richieste nel nostro territorio a livello di lavorazioni meccaniche, e naturalmente da parte nostra ci sarà tutta l'attenzione nell'accompagnarli al mondo del lavoro, in modo che al termine dei 3 anni i ragazzi possano comunque operare nei diversi ambiti del settore meccanico ed occuparsi dalla programmazione delle macchine a controllo numerico alla progettazione CAD, alle operazioni di costruzione, manutenzione, montaggio ed anche collaudo dei particolari meccanici che saranno in grado di comporre. Questa sperimentazione è una vera e propria opportunità formativa per il nostro territorio, per le nostre famiglie e per i ragazzi del nostro territorio regionale, perché unisce i fabbisogni formativi ed occupazionali in relazione a quello che effettivamente le aziende del nostro territorio stanno richiedendo in base di competenze in ambito professionale. In quest'ottica, infatti, noi mireremo a strutturare un percorso di alta specializzazione nell'area meccanica, nella cui progettazione interverranno in maniera costante le aziende che hanno creduto nel progetto e che non solo sono partner nella nostra impresa simulata, ma che sono proprio partner e hanno dato la disponibilità per tutto il periodo dell'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo delle eccellenze che hanno creduto in questo progetto, una su tutte la Iguzzini Illuminazione SPA, che appunto è proprio partner per l'impresa simulata, ma abbiamo aziende del settore dell'elettronica, dei servizi di climatizzazione, abbiamo aziende che operano nel campo delle lavorazioni metalliche, nella torneria, nell'automazione dei sistemi industriali, nell'elettronica per l'infanzia, nel settore calzaturiero. Questo è solo per darvi una panoramica veramente della trasversalità di questa figura e dell'importanza per il nostro contesto produttivo. In un percorso dove naturalmente quello che vogliamo privilegiare è un apprendimento basato sull'esperienza dei ragazzi, potete immaginare che gli allievi diventano attori e promotori dell'azione formativa. Il primo anno vivono l'esperienza pratica attraverso appunto l'impresa simulata, che permette di costruire il laboratorio, l'esperienza proprio del processo che caratterizza la figura dell'operatore meccanico. Come lo facciamo questo? Grazie al supporto e all'intervento della Iguzzini Illuminazione, che non solo ha nominato un referente per cui è sempre partecipe nella microprogettazione, nei CTS e in tutte le relazioni e riunioni che si svolgeranno negli anni, ma che ha aperto e aprirà l'azienda per un confronto reale per questi ragazzi col mondo del lavoro e permetterà l'intervento naturalmente dei loro tecnici, dei loro professionisti, che in un qualche modo diventano non solo docenti ma sono testimonial e testimoniano, grazie all'eccellenza della realtà che rappresentano, anche una sorta di atteggiamento positivo che possa motivare i ragazzi, facendogli capire appunto l'importanza del contesto formativo in cui sono inseriti. Nel secondo e nel terzo anno invece i ragazzi escono dal contesto formativo d'aula e dal laboratorio per entrare in azienda. L'azienda quindi non è solo un momento di apprendimento, un luogo dove poter apprendere, ma è anche un vero luogo, passatemi il termine, occupazionale. L'obiettivo non celato è quello di far conoscere appunto i ragazzi a tutte le aziende che ci hanno dato e ci daranno collaborazione, per appunto promuovere anche l'apprendistato di primo livello.
in quest'ottica c'è, capite bene, una continuità, una interdipendenza continua fra la formazione e l'azienda, che ci aiuta appunto a specializzare, personalizzare di volta in volta il percorso nella pratica in base a quello che effettivamente serve all'azienda da un punto di vista della produzione. Nel momento in cui naturalmente i ragazzi effettueranno l'alternanza scuola-lavoro, saranno accompagnati. L'azienda è un ambiente formale, ma al tempo stesso un ambiente protetto, perché i ragazzi saranno seguiti in maniera continuativa dal tutor aziendale, che permetterà loro quindi di aggiornare le competenze prese naturalmente a scuola, di modificarle, perché no, correggerle in base appunto a quello che è espressione e necessità per l'azienda. Il lavoro che faremo in questi 3 anni sarà quello di tener conto delle potenzialità dei ragazzi, della disomogeneità delle loro aspettative, perché le peculiarità di questi ragazzi divengono in un certo modo una sorta di volano che servirà a noi per orientarli all'interno delle aziende. Quindi saranno sempre accompagnati dal nostro staff in una sorta di orientamento attivo verso quelle che sono le loro attitudini. Ci sarà un accompagnamento di inserimento guidato all'interno delle aziende del nostro territorio, e naturalmente tutto questo verrà disciplinato da un patto che sottoscriveremo con le aziende che ci daranno disponibilità. Il focus della nostra formazione sarà quello del saper fare. L'obiettivo è quello di ridurre il divario fra istruzione, formazione e mondo del lavoro. Ragazzi saranno in questi anni educati al lavoro, cercheremo di lavorare molto sulla loro motivazione e sulla maturazione, oltre che motivazione personale, perché il percorso dovrà essere un percorso fatto in maniera consapevole, che i ragazzi devono scegliere di anno in anno per capire appunto le opportunità che stanno avendo. Saranno formati con una qualifica trasversale che sarà sempre più specifica verso il settore, e quindi la loro qualifica sarà immediatamente spendibile nel sistema del nostro territorio. Quanto io ho espresso finora è stato naturalmente inerente a quello che la Regione Marche ci permette di fare all'interno del nostro territorio, ma dall'anno scorso mi permetto di sottolineare che la Regione Marche sta investendo anche a livello europeo riguardo alla diffusione e alla sperimentazione del sistema duale. Sono state attivate fra il febbraio e l'ottobre 2016, attraverso dei finanziamenti dell'Erasmus Plus, per esempio più di 137 mobilità per docenti, operatori di rete, per formarsi ed essere aggiornati sulle competenze che servono per attivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e i percorsi World Basic Learning. Il primo novembre invece, in anteprima naturalmente possiamo dirlo, la Regione Marche attiverà in partenariato AIAL come ente di formazione, ma tutta una rete di sistema che coinvolgerà per esempio la Germania, che è leader nel settore dell'alternanza scuola-lavoro e del sistema duale, un progetto che promuoverà un passaggio di buone prassi per avere una partnership e un dialogo continuo fra regioni, istituzioni, aziende, attività formative. Per cui ci sarà proprio un rapporto continuo fra i partner di questo progetto, aziende e la regione di Brandeburgo della Germania. Sarà un progetto che durerà 2 anni, il fine naturalmente è quello di sostenere l'occupazione, di favorire naturalmente le imprese nella loro competitività, ma non ci dimentichiamo anche rendere questo sistema più attraente per i nostri ragazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per salutare ancora i nostri ragazzi e ringraziarli, perché come le aziende, come noi, stanno credendo in questo percorso sperimentale. Grazie. Andiamo ad
adesso l'altra testimonianza che ce la porta la direttrice delle NAIF, che appunto si è voluta cimentare sul nostro territorio per un percorso e una qualifica importante per il nostro territorio, cioè quello dell'agroalimentare. Abbiamo portato per salutare gli ospiti un piccolo assaggio dell'industria dolciaria, del tradizionale, e è un modo per ringraziare chi è stato con noi in questo momento di approfondimento, e porto anche il saluto della nostra assessore Loretta Bravi, che non è riuscita ad essere con noi per impegni sopraggiunti, ma che sicuramente saluta la manifestazione di didatta e soprattutto saluta gli studenti e quanti sono nel nostro territorio collegati con questo momento. Cedo subito la parola alla signora per... Bene, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, mi presento, sono Giovanna Scapparrotti, la direttrice di Fondazione NAIP Sergio Tavatta Rimini, che ha una sede anche a Trasane di Urbino. La NAIP a Rimini svolge formazione da 70 anni ormai, quasi, e nelle Marche è una decina di anni che facciamo formazione professionale. Dallo scorso anno abbiamo cominciato a cimentarci con il sistema duale, proprio in risposta all'avviso della Regione, e io non mi dilungo su com'è la struttura del nostro triennale, perché chi mi ha preceduto ha già detto impresa formativa, ha già detto apprendistato, ha detto alternanza scuola-lavoro molto forte e soprattutto le imprese che entrano a fare formazione. Mi voglio invece soffermare su come abbiamo pensato e come è nato questo percorso, percorso per operatore agroalimentare. Il nostro territorio, quello dove noi operiamo, quindi il territorio di Urbino, è un territorio che non è caratterizzato da imprese madrine molto grandi, anzi il 90% delle imprese sono microimprese, soprattutto nel settore agroalimentare. Però ci interessava l'idea di poter cimentarci in questo settore, perché capivamo che l'entroterra di Urbinato, quindi Pesaro, Urbino, poteva avere molte possibilità anche a livello occupazionale in questo settore. Abbiamo quindi cominciato a fare una sorta di indagine di mercato e ci siamo stupiti di come piccole imprese, piccole e medie imprese, ma soprattutto microimprese, appena noi andavamo a presentare l'idea di un progetto innovativo di formazione in questo settore, rimanessero molto positivamente impressionate e si coinvolgessero. Per cui siamo riusciti in breve tempo, al di là delle aspettative, siamo riusciti a creare una rete di imprese che si sono proprio coinvolte con noi, sia dal punto di vista progettuale, quindi nel capire che cosa inserire all'interno dei moduli e che cosa era importante per la formazione, sia poi dopo dal punto di vista della didattica, perché stanno veramente effettivamente facendo formazione sia all'interno delle aule che con contratti apprendistato, perché per ora ne abbiamo attivato uno, ma a brevissimo, fra qualche giorno, se ne attiverà un altro, e abbiamo anche possibilità di altri contratti. E in questo settore ci ha anche dato una mano Cristini Giuseppe, che è un personaggio importante del settore agroalimentare, addirittura ha avuto un riconoscimento a livello nazionale, quindi nel Ministero, e con lui abbiamo fatto due momenti, uno di presentazione proprio del corso, uno di inaugurazione del laboratorio nuovo che abbiamo approntato, perché chiaramente questo tipo di formazione qui non poteva prescindere da un investimento,
Perché la cosa interessante è che in tutti e due i momenti pubblici che noi abbiamo fatto, le imprese hanno evidenziato due aspetti. Il primo aspetto è anche qui il ricambio generazionale. Non è solo Nero Giardini che ha questo problema qui, ma anche piccole imprese, soprattutto un'impresa che sta attualmente, piccola impresa, ma sta attualmente esportando moltissimo all'estero e sta quindi avendo un incremento esagerato di fatturato, tutto relativo chiaramente, non è Nero Giardini, è un'altra impresa, però gli imprenditori, non avendo discendenti, perché non hanno figli, non hanno nipoti, non hanno familiari che possono prendere in mano l'impresa, quando hanno sentito che c'era questa possibilità qui, si sono implicati dicendo: bene, se ci sono un paio di ragazzi che in questi 3 anni veramente si formano e sono bravi, noi gli lasciamo addirittura l'impresa in mano. E questo ci ha stupito. L'altra cosa che invece ci ha stupito moltissimo è che, e io personalmente non credevo che fosse così, anche in questo settore qui le imprese ci dicono: noi facciamo fatica a trovare operatori che lavorino in questo settore, che abbiano delle competenze almeno di base, quindi che siano già formati e qualificati in modo tale che noi possiamo già metterli a lavoro. Questo impedisce alle imprese di svilupparsi. 3 imprese avrebbero intenzione di aumentare il proprio mercato, quindi di conseguenza il fatturato, di conseguenza anche la forza lavoro, non trovando operai specializzati, qualificati, sono costretti a dire: non possiamo svilupparci. È un controsenso in un momento in cui c'è una richiesta di lavoro e quindi una disoccupazione che ancora è abbastanza importante, noi troviamo delle imprese che ci dicono: ma noi non troviamo operai qualificati. Questo è il primo focus imprese, e queste imprese qui veramente si stanno adesso cimentando con noi in un'idea innovativa di formazione, che non è appena ti mando un docente che fa 10, 20 ore, 50 ore di formazione, ma è proprio: io apro la mia impresa per fare formazione. Essendo nel primo anno, quest'anno che cosa abbiamo attivato? Dato che ci sono anche ragazzini piccolini che quindi ancora non potrebbero andare a fare tirocinio in azienda, abbiamo attivato l'idea di un'impresa formativa. E anche questo qui è stato interessante, il percorso che ci ha portato, che ci sta portando alla definizione di questa impresa formativa, perché il focus del primo anno è tutta la trasformazione delle farine. E quindi la prima idea che ci era venuta, anche parlando con Cristini, era quella di dire: beh, prendiamo un cereale o una ricetta di quelle delle tradizioni antiche e le facciamo rinascere. E quindi ci stavamo muovendo in questa direzione qui per dire, con un paio di imprese che lavorano nel settore appunto delle farine, della trasformazione delle farine, e proviamo a creare un'impresa che dia poi la possibilità di un prodotto innovativo. Abbiamo cominciato a interrogare, a lavorare insieme alle aziende. Nello stesso tempo i ragazzi che si sono iscritti al corso vedono anche, le cose andavano avanti parallelamente, vedono anche un gruppetto consistente di ragazzini egiziani che sono in Italia chiaramente, diciamo, profughi o comunque venuti in Italia per problemi economici seri, per problemi anche di violenza subita, eccetera, che però sono veramente interessati al settore e che quando ci sentivano parlare incominciavano a dire: ma anche in Egitto si fa questa cosa qui, c'è una cosa tradizionale, cioè ci sono dei dolci, delle farine particolari che vengono utilizzati, il kamut viene dall'Egitto, ad esempio. Allora, mettendo insieme queste due cose, c'è nata l'idea di creare proprio un nuovo prodotto, che utilizza farine particolari, quindi dei cereali particolari, utilizza parte, meglio, da una ricetta tradizionale di una torta che
di una torta egiziana la rivede secondo quello che è il nostro gusto, perché i dolci egiziani sono dolcissimi, io non ce la farei mai a mangiare dei dolci così, quindi sicuramente non avrebbero mercato nel nostro territorio. E quindi si sta facendo tutta una sperimentazione utilizzando chiaramente il laboratorio che abbiamo appena messo in piedi e rivisto e ampliato. Si sta facendo uno studio per adeguare questa ricetta con le farine più innovative e con il gusto italiano, per poi dare vita a un marchio nuovo. Questo chiaramente è un lavoro che non facciamo noi a tavolino, anche perché non ne avremmo le capacità. Lo facciamo assieme alle aziende quotidianamente. Continuamente c'è un rapporto con le aziende che producono e che trasformano, che producono i cereali e che trasformano le farine. E c'è un rapporto costante anche con i ragazzi, in modo tale che la formazione sia proprio una rete. Cioè che la formazione non sia appena ne hanno bisogno come formazione educativa, e quello che il mercato del lavoro chiede, lavorino insieme per poi creare un contesto educativo in primis e creare lavoro. Chiaramente tutto questo non è sto ferma così. E stavo dicendo, chiaramente tutto questo raccontarlo sembra una cosa semplice, chiaramente è una palestra non indifferente, però dall'esperienza ormai pluriennale che abbiamo alle spalle, soprattutto nel territorio dell'Emilia Romagna, ma non solo, abbiamo visto che il sapere delle mani non è di meno del sapere intellettuale, anzi, ci sono ragazzi che hanno proprio le mani, come dire, una sensibilità nelle mani che è impressionante. Ci sono ragazzi, come me forse quando avevo la loro età, che invece prendono un libro e si entusiasmano per un libro o per la matematica, okay? Ma in entrambi i casi queste due tipologie di sapere non sono in contraddizione, siamo diversi, ma è possibile veicolare la fisica, la matematica, l'italiano, la storia, la geografia, cioè tutte le materie, diciamo, degli assi culturali, attraverso un sapere delle mani. Io dico sempre, quando parlo ai miei docenti, soprattutto dell'area meccanica, io sono laureato in fisica e quindi mi piace fare gli esempi della fisica e della matematica. Nel momento in cui voi dovete insegnare che cos'è un volume di un cono, fate una fatica, cioè io mi metto la lavagna, disegno il cono, già fa fatica a capire di che cosa parliamo. Se poi gli devo dire il volume del cono, ci mettiamo 3 mesi e non lo imparano. Se voi prendete un pezzo del motorino e lo fate fare al tornio, e questo pezzo del motorino è un tronco di cono, loro nel giro di un giorno hanno imparato il cono, il tronco del cono, la superficie della base, la superficie laterale, il volume, perché hanno bisogno di fare il pezzo del loro motorino, ma loro facendo imparano. Questo è quello che c'è alla base della formazione professionale. C'è tutto un lavoro culturale da fare per recuperare, soprattutto anche nella mente dei genitori che
a volte fanno fatica a capire che la formazione professionale ha una dignità molto grande, molto elevata, okay? Quindi c'è un recupero a livello culturale da fare, perché ci troviamo molto spesso in genitori che dicono ma no, ma prima prova il liceo, poi prova l'istituto tecnico, poi l'istituto professionale, poi se proprio non puoi fare diverso vai a fare un centro di formazione perché almeno fai qualcosa e vai a fare il meccanico come se fosse un di meno. Non è così, cioè si è persa la cultura dell'industria artigiana e quindi del lavoro delle mani, che è quello che ha fatto grande l'Italia, perché io vengo da una famiglia artigiana e guardare mio babbo lavorare mi ha appassionato a fare poi fisica, okay? Ma non possiamo, secondo me, e qui rilancio come un messaggio, diciamo, dal sistema duale, sviluppiamolo ancora di più, perché abbiamo bisogno di ricreare una cultura che dice ma il ragazzo che impara facendo non è di meno del ragazzo che impara leggendo un libro. Anzi, molto spesso ci troviamo una sensibilità molto più spiccata in questi ragazzini che magari sono difficili, diciamo così, che non in altri ragazzi che fanno il loro percorso lineare, sembrano andare con un filo di gas, diciamo. E quindi, da un lato, le imprese chiedono la formazione e la formazione qualificata, operai che sappiano fare qualificati. D'altro canto abbiamo ragazzi che hanno proprio un desiderio di menare le mani, come si dice. Questo sistema duale è proprio quello che può mettere insieme le cose, e il contratto dell'apprendistato va anche a favore a volte di famiglie anche che sono magari in difficoltà, perché comunque non parliamo di cifre per cui uno diventa ricco, ma sicuramente è un sostegno, per cui anche il ragazzino che viene, che è magari un minore straniero non accompagnato, che è un drop out perché viene da famiglie che hanno problematiche, anche se italiane, problematiche sociali, socio-sanitarie a volte notevoli, che viene a volte anche da percorsi di povertà, perché abbiamo anche questi, abbiamo molti di questi casi qui, e l'apprendistato può essere un sostegno e quindi può essere la chiave di volta che permette comunque al ragazzino di formarsi adeguatamente, trovare un lavoro nel giro di pochissimo e nello stesso tempo permettere alla famiglia di sostenersi. Io mi fermo qui, ringrazio veramente la Regione per lo spazio che ci ha dato, spero che veramente possiamo continuare insieme a lavorare e a costruire sempre di più reti tra imprese, enti, scuole e istituzioni pubbliche. Grazie. Niente, abbiamo terminato questo momento di confronto cercando di poi svilupparlo in momenti successivi che andremo ad aprire. Crediamo molto in questa metodologia, tant'è che la sintesi del messaggio di comunicazione del nostro POR è domani, inteso non solo come futuro, ma come do le mie mani per riconoscere questo valore culturale del saper fare. Grazie, a presto.